Salve a tutti da Quattro Chiacchiere con l'Handicap. Intanto salve da Michele. Volevo ringraziare i nostri collaboratori, coloro che ci permettono di fare queste trasmissioni e di migliorarle di volta in volta. Oggi siamo qui per parlare della disabilità nel mondo della politica, facendo una storia, un'etimologia della parola stessa, di come venivamo chiamati fin dagli anni prima, anni 70, anni 80, insomma, noi ne uso solo tre dei termini che tutti voi conoscerete, poi arriveremo anche a ciò che riguarda la politica. Uno di questi termini fu infelice, non so perché, ma quando ci chiamavano infelici. Poi siamo passati a handicappati e alla fine oggi diversamente abili. È migliorato il linguaggio, è migliorato anche secondo me molto migliorato l'approccio che c'è oggi della società nei confronti dei diversamente abili, un po' perché politicamente parlando il diversamente abile prima era inteso come persona che aveva problemi fisici in carrozzina, tant'è che viene indicato sempre con lo stemmetto da carrozzina. E oggi il mondo è un po' cambiato perché nelle nostre categorie ci sono anche gli anziani e anche loro purtroppo diversamente abili. Cosa vogliamo comunicare? Vogliamo comunicare che la politica ha il cattivo vizio o il cattivo gusto di intervenire e di farsi viva con le persone con difficoltà sempre e solo nei momenti di quelle che sono le famose votazioni. Perché nasce questa trasmissione, voluta anche da Michele Cesari? Perché questa trasmissione vuole essere indirizzata, vuole comunicare a tante persone che c'è anche la politica buona, la sana politica. Cioè chi sta facendo in questi ultimi tempi le campagne elettorali, e lo stanno facendo spesso, cominciano realmente a vedere che ci sono delle problematiche. E problematiche che vanno superate. Perché, signori, volenti o nolenti, è la X che mette un diversamente abile è esattamente uguale alla X che mette il cosiddetto normodotato. Però c'è una cosa fondamentale, credo che su questo ne converranno molte persone. Vedete, il diversamente abile quando vota, vota in due maniere, non sceglie solo quello che è la sua parte politica, ma sceglie proprio quella politica che dà la libertà, che dà l'autonomia alla persona stessa. Quindi non è solo una scelta partitica, ma è proprio una scelta alla persona che crede in alcuni valori, che è educato per affrontare alcuni valori e che soprattutto ha voglia di sentire chi vive la disabilità e di conseguenza ha voglia di costruire un mondo migliore. Perché non facciamo tutto questo discorso perché noi siamo più bravi o meno fortunati o siamo semplicemente persone civili che vogliono vivere una vita da uomini e da donne, vogliono vivere una vita che gli spetta, non devono chiedere niente a nessuno, devono poter essere in grado di vivere attimo per attimo la propria vita, senza sentirsi un oggetto di valutazione di voto quando arrivano le politiche e poi invece sentirsi un peso, magari quando già la poltrona uno l'ha ricevuto, ci si siede e dice, cocchi miei, ormai ho fatto, adesso state lì, che è un po' volgarmente detto, io vi chiedo scusa, lo fanno un po' tutti. Noi abbiamo, io sono vicepresidente dell'Associazione Matteo e saluto il presidente Patrizi Barbara. Noi abbiamo, fin da quando è nata l'associazione, fatto una scelta che è stata difficile, però è stata secondo me solo ed esclusivamente dal mio punto di vista la scelta migliore. Non abbiamo aperto una sede vera e propria perché ogni volta che ci siamo impoltronati non abbiamo poi lavorato. Il termine non è un italiano corretto, però per farvi capire che ogni volta che una persona si siede alla poltrona sembra come se acquisisce un potere che va al di là delle sue mansioni, si scorda del tessuto sociale. Noi quello che vorremmo dire, e su questo ne sono convintissimo che il messaggio è chiaro, guardate un po' di più. Entrate nelle nostre vite e capite quello che c'è, ma fatelo con noi, altrimenti andate sempre con delle regoline che non risolvono il problema, che vi sembra aver fatto chissà che,
con questo non voglio dare dell'incompetente a nessuno, anzi, mi levo tanto di cappello a chi prova e a chi cerca di realizzare cose buone. Si sono stati fatti dei grandi progressi, però, e ne parlavamo spesso, fino a poco fa, ancora il simboletto del disabile veniva indicato dalla carrozzina e valeva per uomini e donne, come se noi non fossimo asessuati. Ed è una cosa brutta, mi dovete credere, è una cosa brutta, perché se uno non lo prova non lo capisce. Cioè la gente va, volgarmente parlando, vanno in bagno uomini e donne e c'hanno i bagni divisi, i diversamente abili no, i bagni sono insieme. E quindi questo è una cosa bruttissima, però spero che sarà ancora un discorso in futuro che faremo. Però per dire che questa è la cognizione di una società che ancora non matura in certi capitoli della vita, se posso così dire, ancora non matura tecnicamente per affrontare questo tipo di problema. Questo tipo di problema poi adesso va anche a cadere su persone che fanno la loro vita normalmente e che magari un incidente, che non auguro a nessuno, per nessun motivo al mondo, poi li porta in una condizione di disabilità. A quel punto la disabilità non si può più affrontare né politicamente né moralmente come facciamo noi, perché diventa un problema insormontabile. Cioè, voi dovete pensare che una persona da una condizione di più totale normalità di colpo si trova su una sedia a rotelle. Credete, io ho vissuto questa esperienza, è durissima e ci sono poche cose da fare. Pensate che oltre a quello si ritrova in un mondo che non gli permette di vivere e che gli toglie quel briciolo di dignità che gli è rimasto, che ha dovuto riconquistare, perché deve cambiare vita, deve cambiare modo di pensare, deve cambiare modo proprio di vivere. Io ve lo dico animatamente perché a me parte dal profondo del cuore ciò. So che è così, mi dovete credere, perché uno che lo vive tutti i giorni e anche degli incontri, come a me è capitato, parlo in prima persona, faccio nomi molto volentieri, anche se sono di correnti differenti. Però io, per esempio, ho avuto a che fare con Giulio Silenzi, la nostra associazione ha lavorato con lui e lui a noi ci ha dato una mano immensa, una persona con un cuore grandissimo. Poi magari sarà di un'altra corrente politica, però la disabilità c'ha la fortuna che non conosce i partiti, come vi avevo detto prima. Adesso ultimamente abbiamo lavorato con altre persone validissime, veramente gente che ci crede e vuole fare, e l'ho visto in Borroni, l'ho visto nel nostro sindaco Ciarapica e altri ancora, perché non sto qui adesso a fare nomi che non finiamo mai. È una ragazzina che nelle votazioni c'è stata e si chiama Benedetta Abbadini, e molti di voi mi avranno sentito nominare tante volte. Queste persone hanno preso una coscienza elevata e quando ci sono state le votazioni per la Regione Marche, io ho avuto il piacere di averla anche a casa, abbiamo avuto il piacere di discutere, di affrontare alcuni argomenti e abbiamo avuto anche la possibilità di capire che la preparazione è ancora lontana da quello che diciamo noi, politicamente parlando. Perché vedete, se la vita va bene per un diversamente abile, pensate quanto va bene per chi non ha problemi. E soprattutto la nostra è una politica stupenda, perché non creiamo ghetti, ci deve essere la libertà di essere uomini e donne tutti uguali. Non deve essere un aspetto fisico a dare la carta d'identità di una persona, ma deve essere il cervello, deve essere la forza di creare, la voglia di creare, di sentirti persona che vive in un mondo adatto a lui, che non lo limita. E si può fare perché è facilissimo. Viviamo tutti molto meglio, viviamo tutti più contenti. E poi quella X che andiamo a mettere, quel voto, lo mettiamo con il cuore, perché sappiamo a chi lo diamo e sappiamo che, oltre a tutte le problematiche che ci sono, perché sarebbe un discorso egoista pensare solo a noi, no? Ci sono i terremotati, ci sono mille calamità di cui un politico si deve occupare. Però è anche vero che se un piccolo spazio lo ritaglia negli anni in cui è al potere, quel piccolo spazio farà di quel politico un grande uomo, ma non solo per quella legislatura, lo farà per sempre, perché nella sua vita ha sicuramente dato una mano alle persone che ne avevano bisogno. Ma parlo globalmente, parlo di tutte le persone e mi auguro, per poi arrivare a conclusione, che mai nessuno possa provare quello che ho detto poco fa, quindi che la vita sia sempre un bene per tutti e che non si abbia mai a che fare con la disabilità.
spero che il mondo possa migliorare, perché la disabilità va battuta con il cuore e con il cervello. E credetemi, quando si studia, e lo studia anche un diversamente abile, la cosa diventa veramente risolutiva ed è molto importante, perché il problema è che non si risolve mai solo per se stesso, ma si risolve sempre per il problema. Il problema è globale, quindi una soluzione, una legge, una qualsiasi dimostrazione che si vuole fare, lo si fa sempre nel bene e a tutela di tutte le persone più svantaggiate, chiamiamolo così, ok? Adesso per quello che mi riguarda vi mando un grandissimo abbraccio, concludo qui, ringrazio Michele Cesari, ringrazio Andrea, il regista, che voi non lo vedete ma fa un grande lavoro, ringrazio tutti gli amici che ci permettono di fare queste trasmissioni, ci permettono di farlo nel migliore dei modi, e un giorno avremo anche l'occasione di poterli citare. Al momento vi mando un abbraccio, voi sapete chi siete, grazie a nome mio della redazione, grazie a tutti voi e grazie per permetterci di fare questo lavoro per l'intera società. Un abbraccio a tutti e al prossimo appuntamento. Ciao! Ringraziamo i nostri spettatori per il tempo che ci hanno concesso e vi invitiamo a continuare a seguirci sui nostri canali Facebook e YouTube.